nuovamente in diretta. Da poco è intervenuto sul palco della Notte per la Rete, la manifestazione contro la delibera dell'Agicom sul diritto d'autore, che è ancora in corso di svolgimento a Roma, e noi abbiamo il piacere e l'onore di poterlo ospitare sulle nostre frequenze. Si tratta del leader dell'Italia dei Valori, l'onorevole Antonio Di Pietro. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera onorevole. C'è un pericolo serio, vogliono mettere il bavaglio alla rete e noi non lo permetteremo. Così è esordito questa sera nel discorso che ha fatto presso la Notte della Rete. Una questione sicuramente importante, anche considerando le attenzioni che sta catalizzando. Ma sì, perché questo regolamento che vogliono fare, voglio dire, se la cantano e se la suonano da soli. Io ho posto il problema con un'interrogazione parlamentare, ma anche con una lettera diretta a Calabro, che mi ha anche risposto, ha avuto anche la cortesia di rispondermi, e sostanzialmente ha ammesso dicendo che la legge è ambigua e quindi non possono fare altrimenti. Io dico che proprio perché la legge è ambigua devono andare in Parlamento a che la cambino. Non è che è una buona ragione per violare un diritto fondamentale qual è. Ecco, abbiamo dei problemi nel sentire l'onorevole Antonio Di Pietro, provvederemo quanto prima. Comunque subitaneamente. Ecco, allora, qua. Onorevole? Sì, mi sente? Sì, ecco, adesso sì, perfettamente. Io la sento molto bene. Adesso perfettamente, grazie. Ma noi cercheremo in tutti i modi di farci sentire, capisci a me? L'abbiamo visto, onorevole, lo stiamo seguendo, anche perché stavamo dicendo poc'anzi, poco prima del suo intervento, stavamo dando conto della risposta scritta che è arrivata da parte di Calabrò, che tra l'altro si è espresso soltanto in risposta alla sua lettera. Ma si è espresso, ma tutto sommato, ammettendo che c'è il problema. Sì. E quindi io oggi gli ho risposto, gli ho riscritto ancora un'altra lettera, dicendo che proprio per le stesse preoccupazioni che a lui non può fare quel regolamento e quel provvedimento che intende fare. Ma il problema è un altro, sono due in realtà. Uno formale, che ha una grande importanza. Chi è l'arbitro, chi nomina l'arbitro? Abbiamo un arbitro, qual è l'autorità per le comunicazioni, che lascia tremendi dubbi, perché si fa la regola, amministra la regola e giudica la regola, quindi fa prete sagrestano da solo, e soprattutto è nominato dal Parlamento e quindi dai partiti. In secondo luogo, questo regolamento è un regolamento che serve soltanto in via preventiva per dire, da parte di un ordine amministrativo addirittura nominato dalle maggioranze del momento, le maggioranze parlamentari del momento, di dire che cosa può essere pubblicato e che cosa non può essere pubblicata in via autonoma e in via arbitraria, e questo effettivamente lascia la democrazia a terra. Senta, onorevole, riflettevamo anche prima su questo aspetto. Da parecchi anni a questa parte, la parola che si usa più spesso probabilmente è libertà, anche negli slogan politici. Cioè, sembra di vivere in un'era di grandissime libertà per tutti. Solo che poi, quotidianamente, ci troviamo di fronte provvedimenti che questa libertà in qualche modo vogliono ostacolarla in tutti i modi, bavagli, bavaglini. Lei è d'accordo con questo punto di vista, o comunque come giudica questo fatto? C'è una situazione, diciamo così, in preliminare, il conflitto di interessi gravissimo che c'è nel fatto che ancora oggi c'è un monopolio, ma quando meno un duopolio, ma dopo aver sentito alcune telefonate direi proprio un monopolio nel controllo dell'informazione pubblica, e anche poi ci sono diciamo così delle cordate che di fatto gestiscono l'informazione privata. E per fortuna la scienza, la tecnologia ci ha dato una grande mano, quella di avere la possibilità ognuno di dialogare one to one con tutti gli altri e quindi di poter far sentire la propria voce. Io ho detto questa sera una cosa molto semplice, che riguarda proprio me stesso. A me me ne dicono di tutti i colori. Ora, ha voglia io ad intervenire sulle televisioni o sui giornali per far sentire la mia voce, ma la fanno sentire soltanto se gli fa comodo e se fa comodo a loro. Invece con la rete tutta libera vuol dire che uno può far valere le proprie ragioni, e il giudice unico, che è il cittadino, il popolo, l'opinione pubblica, sentendo il bianco, sentendo il nero, vede se questa sera è meglio andare in bianco o meglio andare in nero. Il problema di fondo è che nel momento in cui si stabilisce una regola, e cioè nel momento in cui si stabilisce che si può non trasmettere un pensiero, una voce, un'informazione, si finisce per stabilire che c'è qualcuno che deve canalizzare
cosa far sapere e cosa non far sapere, e questa è l'antitesi della democrazia. Ecco, un'altra cosa, a livello internazionale poi, come ci metteremmo noi? Perché insomma, noi bene o male facciamo sempre parte del gruppo delle democrazie più avanzate di questo pianeta, dove internet è libero per tutti, le informazioni circolano in maniera assolutamente libera, il mondo è completamente globale. Che fa l'Italia poi? Fa un passo indietro proprio lei? Ma dico proprio questo. Proprio ciò che sta succedendo a livello internazionale dimostra che, come al solito, un provvedimento che anche, diciamo così, la vista corre. Guardi cosa succede in Cina, cosa succede in Iran, dove c'è appunto il controllo dell'informazione, addirittura fino a bloccare le reti, a bloccare, tentare di bloccare Google e quant'altro. Eppure, nonostante questo, la rete riesce a far sapere qualcosa. Cosa voglio dire con tutto questo? Che è anche un esercizio inutile, perché tanto le moderne tecnologie saranno tale e tante che riusciranno comunque a bucare questo schermo di posticcio che vogliono fare. Allora tanto vale rivendicarla questa democrazia e dire tutti dicono la propria e ognuno si faccia le valutazioni che ritiene di fare. Ecco, onorevole, fatto salvo il concetto della libertà, sul quale mi pare siamo d'accordo, però c'è un fatto, c'è la tutela dei cosiddetti diritti d'autore. Ora, è pacifico che questa tutela va esercitata secondo la realtà di oggi e non magari quella di regole inventate 30 o 40 anni fa. Ecco, però su questo lei cosa pensa si debba fare? Sono d'accordo che il diritto d'autore va garantito. Ma appunto l'autore, io credo che la SIAE oggi come oggi sia diventato un baraccone vecchio, antiquato, inutile, più per gestire una burocrazia interna che il vero diritto d'autore. L'autore in quanto tale, l'avete sentito chi ha parlato prima di me questa sera, Piotro lo chiamano, lui cosa ha detto? Ha detto: io se voglio che la mia canzone, la mia opera letteraria non sia trasmessa, non lo metto in rete, ma nel momento in cui io decido di farlo, ma perché io debbo addirittura essere censurato? Io che lo voglio mettere in rete devo essere censurato dalla SIAE, io devo pagare la SIAE per un qualcosa che io voglio mettere in rete. Allora che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il diritto d'autore va garantito e tutelato, ma va rivista la normativa e soprattutto va revisionato, se non addirittura smantellato, comunque revisionato il carrozzone SIAE. Certo, chiaro. È chiaro. Onorevole, noi la ringraziamo molto della sua partecipazione questa sera e le auguriamo un buon lavoro. Arrivederci. Grazie all'onorevole Antonio Di Pietro, il leader dell'Italia dei Valori.